Eder, Mech, Pallister. Un testimone ha detto che Loris arriverebbe a casa tua intorno alle 19.30. Tu invece continui a sostenere che lui fosse a casa tua già alle 18.30? Sì. Quindi non ti risulta che Loris sia arrivato da te dopo le 19.30? No, no, assolutamente. Alle 19.30 eravamo a casa, tutti insieme, già da un'ora. Il resto lo sapete. E una volta saliti a casa tua non siete mai più riscesi, giusto? No, neanche un momento, mai. C'è sempre stata mia figlia. Loris, mentre Pierina moriva, tu facevi una foto che sembrava quasi una parodia di una persona che sta venendo uccisa. Sì, ma quello che stava accadendo noi non lo sapevamo. E è paradossale, sì, veramente. Infatti con mia sorella all'inizio non volevamo far venire fuori quelle foto. Logicamente la procura sapeva tutto, non ha neanche tenuto conto di quelle foto, gli bastava l'orario. Dopo poi per forza di cose le foto sono venute fuori e è toccato commentarli. Dispiace perché ovviamente col senno di poi è un binomio molto brutto la morte di Piera con quelle pose, molto brutto. Una delle cose più interessanti della serata è tua nipote che dice che tu vai via 22.10-22.15, proprio l'orario dell'omicidio. Però tu poi ci hai detto che tua nipote si era sbagliata, aveva ammesso di essersi sbagliata e di aver letto l'orario da un orologio che non riportava l'orario esatto. Sì, sì, a distanza di tempo. Siamo andati a mangiare insieme una sera e lei mi disse che aveva questo ricordo di questi lancettoni. Loro hanno un orologio grosso attaccato al muro, di questi lancettoni che secondo lei facciano il 10.15, neanche farlo posta. Però lei mi dice: zio, non c'è problema, perché tanto anche in procura hanno detto ci sono le foto, ci sono delle chat ricostruite, ti sei sbagliata, pazienza, non è niente. Quindi tua nipote dice che esci all'orario in cui c'è l'omicidio, tu sei un sospettato e la procura direbbe ti sei sbagliato. È chiaro che le cose non possono stare così. Quindi tua nipote non è vero che ha ritrattato questo orario dicendo che aveva sbagliato a leggere? No, lei era dispiaciuta perché era veramente convinta, e pensava di averci messo nei guai, ma non c'è nessun problema invece. Credo sia un po' presto per dire che non c'è nessun problema, anzi ritengo che tutto ciò sia nelle carte dell'indagine che contribuirà probabilmente a chiudere il cerchio. La nipote di nome Giorgia viene descritta come molto nervosa, tanto che a volte Emanuele è dovuto andare a prenderla a scuola, il perché si capisce. La madre scarica a lei il peso del suo alibi e Loris dipende dalla sua versione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.